presented by Jokonomicon.net. Bene, e continuiamo la diretta sui canali frequenze di Frequenza Ludica e con il video di Jokonomicon, e questa volta abbiamo con noi Lorenzo Tucci Sorrentino. Ciao Lorenzo. No, Lorenzo Treddi. Scusami. Era un altro. Era un altro che qua di fronte a me mi sono confusa. C'è troppa gente questa play. Sì, Lorenzo Treddi che è qui con noi per presentarci una splendida novità che caratterizza il palinsesto di questa play 2011. Ce la racconti tu, ce la presenti sì, come ben sai. In poche parole, si chiama Killer Network, è un murder party, anzi un social murder party. Social murder party. Mi piace pensare che è il primo che viene fatto. È un murder party, cioè una storia, un gioco di ruolo giallo, nella storia c'è stato un omicidio e i partecipanti girano per la fiera dove incontreranno 7 indiziati che sono sia testimoni sia possibili colpevoli di questo omicidio, e quindi devono interrogarli e dopo un'ora e mezza circa ci ritroviamo, formulano le loro accuse e vediamo chi ha indovinato, quindi è una cosa molto semplice. Le particolarità del gioco sono che è ambientato alla play, quindi è un omicidio avvenuto in fiera e anche la vittima è una cosplayer. Quindi ci stai dicendo che c'è un cadavere in mezzo a noi? C'è un cadavere in fiera, anche se voi non lo sapete, quindi anzi un cadavere replicato perché abbiamo fatto una prima versione alle 14, poi siamo adesso in replica. Quindi morto, risuscitato, è un triste destino. L'altra particolarità, dicevo, del social murder party, perché alcuni indizi sono sui social network, quindi abbiamo creato due pagine fittizie di Facebook, Foursquare, Twitter, eccetera, dove ci sono degli indizi, quindi i partecipanti potevano o vederli da casa, se hanno un iPhone possono vedere anche in diretta in base a ciò che raccontano gli indiziati, e comunque per venire incontro a chi, peraltro come me, non ha un iPhone, io mi associo. Sì, grazie. Diamo una stampa cartacea di tutti gli indizi rilevanti alla fine, quando ci ritroviamo per formulare le accuse. Quindi in questo momento diverse persone, quante in particolare? Quanti sono allora, investigatori? In questo momento sono in giro per la fiera 30-31 investigatori e i 7 indiziati indicati sulla mappa. Ecco, quindi ci sono una quarantina di persone che sono diciamo concentrate su questa attività particolare, che è una tua invenzione, vero Lorenzo? Sì, l'ho scritta io e, al 100%, 100% è lo stesso modulo che abbiamo usato al Festival Filosofia, sempre come Club Trem e Flying Circus, per fare un gioco analogo. Quindi lì il contesto era una piazza di Modena, piazza pomposa, durante il Festival Filosofia, e anche in quel caso lo spunto del murder party veniva da un'immaginaria conferenza filosofica che doveva avvenire durante il festival. Un festival che secondo me, insomma, per te è un bel ricordo. Per quale motivo? Beh, perché un po' perché io sono laureato in filosofia, quindi per me è stato un ritorno a casa, e da quando c'è il Festival di Filosofia ho sempre sognato di fare qualcosa di giochereccio dentro. E sei riuscito a camminare così. Devo rendere merito ad Andrea Cupido, detto Caps, che mi ha detto dai facciamo qualcosa, ho detto sì, facciamolo. E in effetti è stata una bellissima esperienza, e infatti mi ha chiesto di replicarla qui in play e sono molto contento di aver accettato. Tra l'altro dell'esperienza del 2008 ha travalicato i confini nazionali, perché comunque è un reportage di questa esperienza in inglese è comparso sui libri dello Knudepunkt. Adesso non sto a dilungarmi su che cos'è, è una pubblicazione accademica sui giochi di ruolo dal vivo. E in Scandinavia prendono i giochi di ruolo dal vivo molto sul serio, quindi fanno anche delle pubblicazioni molto importanti, e c'è un reportage mio in inglese con foto dell'esperienza. Magari la prossima volta parlerò di questo social murder party. Beh sì, sicuramente interessante. E quindi hai detto che ci sono state due edizioni di questo social murder party, una di queste si è già conclusa. Quali sono i feedback a poche ore dal termine? I feedback sono positivi. Come mi aspettavo è stato abbastanza difficile, perché solo 2 persone sui 15 partecipanti del primo round hanno indovinato l'assassino, 2 o 3, insomma comunque è solo un gruppettino. E, io in genere li faccio difficili di murder party, perché secondo me se alla fine tutti indovinano qualcosa non va. E, a volte pecco un po' nel lato opposto, cioè indovinano un po' troppo poco. Comunque insomma penso che alla fine il divertimento non stia tanto nel vincere, ma stia nell'interagire con i personaggi, che sono molto ben caratterizzati perché sono tutti giocatori di lunga data, quindi
E quindi ora quelli della seconda sessione sono qui in giro per gli stand di Ploy e hanno gli strumenti per individuare i tuoi personaggi, ma sono facilmente distinguibili e sono caratterizzati in modo particolare? Allora, non tanto, sulla mappa ci sono le foto degli indiziati che sono in punti abbastanza isolati, tipo al centro di un passaggio di corridoio, quindi si riconoscono abbastanza bene. Uno di essi è vestito da cosplayer perché era un collega della defunta, della vittima, e quindi lui è molto riconosciuto. Il cosplayer in particolare? Il cosplayer dei Star Blazer. È un pilota di astronavi di un manga giapponese. Non frequento questo mondo, infatti mi sono anche dovuto un po' documentare. E altri sono meno riconoscibili, anche perché per ambientarli nel contesto di Play ho chiesto loro di mettersi delle magliette un po' da nerd, e il problema è che così scompaiono perché è pieno di nerd e io chiaramente mi metto nel gruppo e quindi insomma, sono un po' camuffati, però insomma sono difficili da distinguere dai nerd veri, ecco. Uno di questi hanno preso alla lettera, sono stati bravissimi i lettori, gli ho scritto: tu sei un blogger, sei uno un po' asociale, hai una pettinatura unta. Mamma. Non aveva il gel, si è dato da crema Nivea nei capelli per dare l'effetto. Quindi ha reso bene. Stanislavski a mille. Diamo un buon voto a questo attore. E alla fine, quindi alle 5:30, vi ritroverete per... Sì, ci ritroveremo, darò l'ultima tornata di indizi con le stampe dei social indizi, e chiederò per alzata di mano chi pensa che l'assassino sia il cosplayer, chi pensa che sia il programmatore, chi pensa che sia il blogger. E dopo svegliamo gli atarini e vediamo chi ha indovinato. C'è un premio in palio agli vincitori? No, non c'è un premio, anche se inizialmente aveva pensato di dare magari un accesso per domani alla fiera, però secondo me queste cose funzionano tanto meglio quanto più sono fini a se stesse. Sì, cioè non, la competizione deve essere cortese, come ti dicevo, per me più che altro è una scusa per fare delle chiacchiere con i personaggi e svelare la storia che c'è dietro. Quindi quello chiaro. Scoprire l'assassino è il motore, ma non è l'obiettivo. E quindi un'esperienza che è la prima, però già diciamo dopo la prima sessione si è rivelata interessante e magari irripetibile. Tu cosa ne pensi? Beh sì, diciamo che abbiamo fatto anche un brevissimo debriefing con tutti i partecipanti, mi sembra che sia andata bene, abbiamo avuto qualche limatura, tipo ma io esattamente nella storia dove ero alle 11, perché me l'hanno chiesto, non lo sapevo. Ah, e qui si scopre che i giocatori fanno anche le domande più impensate, tipo che tipo di cosplay faceva la vittima. E lì l'abilità degli attori è improvvisare sulla base della scheda che hanno. Quindi l'interprete ha detto che faceva dei cosplayer nudi o perlomeno abbastanza scosciati, cosa che probabilmente era anche plausibile, quindi. Vista il sesso femminile, no? Sì. Bene, e tu Lorenzo, sappiamo che sei molto attivo in questo ambito del murder party e di questa attività di indagare e creare storie. Hai qualcosa che bolle in pentola in questo ambito, oltre insomma, a questa... Allora, sì, e in effetti ultimamente la mia attività più o meno è tutta concentrata lì. E ho iniziato a collaborare con la compagnia Arsenici Merletti, che tra l'altro è quella che stasera fa la cena con Delitto, ristorante Vinicio, sempre dentro Play. Sei coinvolto anche in questo? No, non ho avuto tempo di scrivere il copione, mi sarebbe piaciuto, però faremo altre cose successivamente. Loro sono molto molto bravi, tra l'altro hanno un modulo di gioco secondo me abbastanza inedito, che riesce a reggere anche numeri molto grandi di partecipanti, perché invece di essere tutti assieme gli indiziati, sono gli indiziati che girano tra i tavoli. Quindi io ho partecipato a una loro cena con Delitto dove eravamo in 120 partecipanti, mi sembra un numero interessante. Esatto, per anche perché insomma, anche se per tendenzialmente sì. Se sono tante persone c'è chi sente esatto, vede meglio, esatto. E quindi magari perde l'approccio teatrale ma guadagna in numeri, secondo me sono interessate. Altre cose che volano in pentola, siamo arrivati alla terza ristampa di Aperitivo con Delitto con Delos Books. Quindi continuo a ricevere delle email di persone che mi chiedono dove lo trovo, si compra online tranquillamente. Ma se vuoi dare riferimenti? Delosbooks.it, in realtà anche chiedendone in libreria lo ordinano, sì, è recuperabilissimo. E sto scrivendo ormai da un paio d'anni un seguito per Aperitivo con Delitto. I murder party sono cose abbastanza complesse da scrivere perché è una macchina in cui tutto deve quadrare. Nel frattempo ho proposto al mio editore, la Delos, di far uscire
penso dovremmo riuscirci per la prossima look, una raccolta di giochi di ruolo dal vivo, sembra di ambito thriller. Questa volta non li ho scritti io, ma ho raccolto degli scenari scritti da autori di area Flying Circus, sono comunque di amanti dei giochi di narrazione, e sono semplici copioni per fare una serata thriller, quindi un po' meno giallo, un po' più thriller, con 3, 4, 5, 6 partecipanti. Quindi una cosa modulata con meno persone, diciamo che è più facile da realizzare, sì, probabilmente sì. Magari da improvvisare, esatto, soprattutto. Esattamente. Bene, allora sono in bocca al lupo, visto che grazie. Speriamo di poter avere in mano questo prodotto magari nel periodo di Lucca. E ti ringraziamo per questa novità e ti facciamo i complimenti, perché sicuramente è una bella idea. Grazie a voi. A presto, buon lavoro. Ciao. Ciao.